Corbelli ha parlato di messa in liquidazione del basket Rimini Krebs. Qual è il pensiero di Luciano Capicchioni? Io direi che dovremmo verificare ancora se si può trovare quel 30% che manca per poter mandare avanti la società nel futuro. Cioè, l'anno scorso in questo periodo qui non c'era né Corbelli, non c'era neanche il nostro gruppo, il gruppo che avevamo costituito noi, e quindi c'era un 100% nelle mani di Rimini Sport, che ha avuto e ha ancora dei problemi. Oggi ha solo il 50% Rimini Sport, e quindi penso che guardandoci forse e aspettando, cioè cercando di trovare delle soluzioni, un 30% per alleggerire Rimini Sport si trova, e questo è l'obiettivo, penso. Quindi la liquidazione sì, potrebbe anche avvenire, ma direi che forse si potrebbe anche evitare se la città reagisce. Qual è lo scenario futuro in questo momento del basket Rimini? Beh, oggi è stata una riunione non positiva, direi. È stato un momento abbastanza negativo, anche perché il Corbelli non è forse abituato alla realtà riminese, che non è una realtà che reagisce molto, vede in persone come Corbelli gente che ha soldi e che non ha bisogno di nessuno. Invece non è vero, perché non è così. Anche Corbelli, tutti hanno bisogno di aiuto. Anche quando ero io con il mio gruppo a Rimini Basket, avevo notato che c'era questa sensazione, cioè dove il magnate di turno, diciamo, no, il mecenate di turno, scusa, doveva pagare per tutti e tutto. Questa è una mentalità che mi sembra che stia danneggiando un po' anche in questo momento qui la gestione Corbelli, anche perché ricordati che l'anno scorso con il Mini Sport gli sponsor avevano dato, mi sembra, 600.000 euro in più. Da quando è arrivato Corbelli ci sono 600.000 euro in meno, che non è poco. Quindi vuol dire che la gente crede che Corbelli e, diciamo, il gruppo Capicchioni, che ha portato Capicchioni, facciano quadrare i conti, e non è così. Si è parlato anche della possibile cessione di qualche giocatore, in primis Vukcevic. Sì, direi che forse è una soluzione per fare un time out, no? E alleggerire un po' il bilancio, in modo di non avere le perdite che si prevedono, e che poi diventano difficilmente sanabili se continua questa realtà, dove mancano appunto 600.000 euro di sponsorizzazione che c'erano l'anno scorso. Vukcevic però vorrebbe rimanere. No, lui ha detto che vuole rimanere, quindi può rimanere, è chiaro. È un giocatore che mi ha assistito, gli ho detto: senti, non tu hai scelta, ben venga, però ricordati che Rimini ha dei problemi finanziari in questo momento qui. Lui ha accettato la cosa e penso che rimanga, almeno per il momento. Anche lui sta prendendo un time out, no? Spera che si risolva nei prossimi mesi qualcosa, anche perché lui vedeva nei Rimini il suo futuro, cioè rimanere qui due Rimini, finire la carriera a Rimini, e aveva preso questa decisione. Quindi non è che vada via ben volentieri, anzi. L'anno prossimo dove potremmo trovare il basket Rimini Krebs? In che categoria? Spero lo stesso, sempre in A2, con un 50% di soci in più e con più sponsorizzazione, cioè nessuno dà un euro. E il nostro settore marketing, che poi spero che un giorno tu inviti, ha fino ad oggi, che sta cercando sponsorizzazione per Rimini, ha reperito, mi sembra, circa 50.000 euro di sponsorizzazione, 50.000, di cui mi sembra la metà in cambio merce. Ti puoi immaginare, un disastro. E se la città dovesse continuare a non rispondere? Allora dopo si avranno quello che si merita, un campionato di B1, non so, B2, cioè, non è che noi possiamo... Braschi, Corbelli, Capicchioni e compagni possono fare foraggiare lo spettacolo per la città di Rimini, no? Non avranno più lo spettacolo del basket, lo guarderanno in televisione, che qualcosa devo dirti, no? Un pochettino anche loro dovranno reagire. Non dico il pubblico è bravissimo, che il pubblico viene, non le partite, ma ricordi che il pubblico
forse neanche un 5% del bilancio. È possibile pensare ad una collaborazione più fitta con gli Angels, una collaborazione che possa guarda, nascere? Noi abbiamo provato varie volte, ma mi sembra che gli Angels abbiano poca voglia di collaborare con me, anche perché hanno una mentalità abbastanza provinciale a volte. È difficile. Io spero che abbiano voglia, perché la collaborazione vuol dire anche accettare qualche idea della controparte, non solamente l'idea loro. Cioè gli Angels, noi, anche io, ho molta voglia di collaborare con loro.